parliamo di mercato residenziale, a che punto è la notte? Nel senso, si può parlare veramente di ripresa? Ci sono segnali che possono essere interpretati in maniera positiva? Ma direi che probabilmente siamo all'alba, nel senso che i segnali che stiamo avendo, perlomeno da Milano, è di una ripartenza delle transazioni. L'ultimo trimestre ha segnato un più 9% e gennaio ha fatto ancora più 7% di transazioni. Questo è sicuramente un segnale positivo. Storicamente nei cicli immobiliari precedenti Milano ha segnato la ripartenza del ciclo immobiliare. Parte Milano, poi parte Roma e un anno dopo parte il resto d'Italia. Quindi i segnali che stiamo cogliendo sono questi, anche dalla nostra rete in franchise, che ricordo ha quasi 1000 negozi, stiamo comunque cominciando a cogliere maggiore interesse da parte dell'utente finale all'acquisto della casa. C'è un altro punto chiave che è il discorso dei prezzi, sono un po' arrivati al punto minimo oppure ci sarà spazio ancora per qualche ritocco verso il basso? Probabilmente una blanda discesa ancora nel 2014, un pochettino ce l'aspettiamo, un minimo di repricing sicuramente sì, e questo però è un segnale positivo perché è il segnale della ripartenza del mercato. Siamo nella fase in cui prezzi in leggera discesa con transazioni in ripartenza che storicamente ha segnato la ripartenza del ciclo immobiliare. Un ultimo nodo da sciogliere è quello dei mutui. Sappiamo che la domanda di mutui, quindi di prestiti, di finanziamenti per la casa, sta salendo. Dal punto di vista delle banche, cosa sta succedendo? Voi come rete che tipo di indicazioni avete? Beh, anche da questo punto di vista stiamo cogliendo segnali positivi. Le banche vogliono erogare, ricordiamoci sempre che le banche comunque sono dei commercianti, comprano denaro dalle famiglie e lo rivendono alle imprese o ancora alle famiglie per finanziare le case. Quindi presto o tardi avrebbero dovuto ricominciare, oggi il segnale che noi stiamo vedendo è sicuramente una ripartenza.